Maurizio Cacciatori e Gianmarco Pozzecco sono giovani, sono belli, sono ricchi, sono famosi, sono pieni di fans, sono innamorati e stanno per sposarsi. Ma c'è un problemino. Lui vive a Bologna, lei vive in Spagna, a Tenerife. La domanda è: come può un amore sopravvivere a 2000 km di distanza? E soprattutto, è possibile non tradirsi? Andiamolo a chiedere a loro. Come va con Maurizia? Bene, voi? No, noi non fate le merde, per favore. No. Senti, è vero che vi sposate? Sì, si dice il 26 giugno. Ci avete pensato bene? Sei sicura? Vi volete sposare? Sicura? Non è il tempo, eh. Ti manca un po'? Perché lei adesso vive in Spagna, giusto? Sì, esattamente. I messaggini, telefonate, internet. Cioè, parli di siti porno che visita Gianmarco. È arrivato il momento dell'intervista doppia. Vogliamo capire se può funzionare un matrimonio a distanza. Sei pronta? Vai. Vai. Professione: giocatore di pallacanestro. Pallavolista. Con chi sei fidanzato? Maurizio Cacciatori. Con Gianmarco. Da quanto? 4 anni. Da 4 anni. Dove vivi? A Bologna. Tenerife. Quanti chilometri vi separano? Una follia. Un'infinità. Quante volte Maurizio è andato a Bologna a trovare Gianmarco? Una decina. 3. Quante volte Gianmarco è andato a Tenerife a trovare Maurizio? 1-0. Come sono gli uomini spagnoli? Chiedilo a lei. Come gli italiani. E per cosa sono famosi? Per la siesta. Per averlo piccolo. Come sono le donne bolognesi? Come tutte le donne italiane. Stronze. No, non mettete stronze, no. Disponibili. E per cosa sono famose? Per tutto. Perché fanno bene i tortellini. Nell'ultimo anno quante volte vi siete visti? 4 volte. Per le festività. Quanti weekend insieme? Mai. 0. In un giorno medio quante telefonate? 5. Quanti litigi? 5. La vicinanza uccide la passione? No. Sì. La distanza facilita i tradimenti? No. Sì. Possono esistere gli amori a distanza? Se sei innamorato veramente? No. Alla grande. Sei geloso? Il giusto. Sì. E l'altro è geloso? Sì. Di brutto. Hai motivo di esserlo? Sì. Assolutamente no. Hai mai chiamato di notte per controllare se fosse rientrato? Sì. Sì. Gli hai mai controllato il telefonino? No, perché non me lo permette. Gli hai mai furgato nelle tasche? No. No. Da 1 a 10 quanto ti fidi dell'altro? Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. 7. Il fatto che siate pieni di fans rende le cose più difficili? Teoricamente sì. Sì. Chi di voi due vuol fare sesso più spesso? Assolutamente io. Che domanda, io. Mediamente quante volte lo fate al mese? Nell'ultimo anno una volta ogni 4 mesi. Qui bisogna fare all'anno 3 volte. Una bellissima media. È stato amore a prima vista? Da parte sua sì. È stato più odio a prima vista. Chi ci ha provato per primo? Assolutamente lei. Lui. Dove la prima volta? A casa sua, ma non fu un successo. A casa mia. Disastro però, Chi ha preso l'iniziativa? Assolutamente lei. Mamma mia, se mi sente mia mamma. Io. E dove l'ultima? Maurizio, dillo te. A Bologna. Meglio la prima o l'ultima? L'ultima. L'ultima è sempre la più bella. Il primo anno quante volte al mese? Poco. Parecchie volte. E l'ultimo? 3-4 volte. Livello pensionati. Vi siete mai lasciati? Una 30 di volte. Perché? Litigate sempre. Perché siamo due deficienti. E chi ha preso l'iniziativa per rimettersi assieme? Lui. Molto più spesso lei. Fateci vedere una vostra litigata tipo: Gianmarco, hai rotto le balle, non ti sopporto più, basta. Bip, bip, bip. Siete mai stati invidiosi delle vittorie dell'altro? Lei sì. Veramente lui ha vinto talmente poco che io non posso essere invidiosa. Esame di conoscenza reciproca. Come lo chiami nell'intimità? Io la chiamo Carciofo. Carciofo. E lui come ti chiama? Carciofo. Perché mi ha copiato. La posizione preferita di Maurizia? Seduta con io in cucina che faccio qualcos'altro. Sopra. La posizione preferita di Gianmarco? Smorza candela. Sotto perché è pigro. Ci fa meno fatica. Il regalo più bello che ha fatto Maurizio a Gianmarco? Una telecamera. Tantissime cose. Non farla sta domanda, non farla. Il regalo più bello che ha fatto Gianmarco a Maurizio? No, è che mi dimentico. Non l'ho fatto regalo per il suo compleanno e per Natale. Una pentola che ho comprato io però. La vostra canzone. Fratelli d'Italia, che sarebbe la nostra canzone. Che buffone. Ti sei mai dopato? No. No. Ti hanno mai proposto di farlo? No. No. Lo sportivo italiano più sopravvalutato? Maurizio. Gianmarco. Il tuo mito sportivo? Valentino Rossi. Michael Jordan. La vostra miglior notte di sesso? Tutte. Deve ancora arrivare. Maurizio ha mai simulato? Se simula, simula bene. Oh, mamma mia, se mi sente mio babbo. E Gianmarco c'è cascato? No. Si può fare sesso la sera prima di una partita importante? No, assolutamente no. Alla grande, ma con lui no. E voi l'avete fatto? Mai. Sono un professionista serio, un po' stronzo anche però. Un voto da 1 a 10 a Maurizia. Come cuoca? 9. 10. Come alzatrice? 10. 8. Come amante? 10. 8. Come futura mamma? Penso 10. 10. Un voto da 1 a 10 a Gianmarco. Come cuoco? 4. 0. Come playmaker? 10. 10. Come amante? 10. A volte 2, a volte 10. Come futuro padre? 10. Digli una cosa bella che non gli hai mai detto. Sei la numero 1. Sei il numero 1. Nel rompere le balle però. Confessagli un segreto. Ho letto il tuo diario. Il segreto è terribile, sicché è meglio che non te lo dica. Urlagli cosa provi per lui. A volte ti odio che ti ammazzerei, però ti amo. Maurizio, ti amo. Oh!
È più bello Gianmarco o Brad Pitt? Gianmarco. Maurizio o Julia Roberts? Maurizio. Gianmarco Bettarini? Gianmarco. Maurizio o la Kournikova? Maurizio. Gianmarco o James Dean? Gianmarco. Maurizio o Marilyn Monroe? Maurizio. Un tradimento va confessato? Mai. Un tradimento non va compiuto. Va perdonato? È impossibile dimenticarlo. Mai. Per cosa potresti lasciare l'altro? Per un tradimento. Per un matrimonio felice quanto è importante vivere assieme? Indispensabile, no? Tanto, tantissimo. Il sesso? Conta. Tanto. La fedeltà? Indispensabile. Tantissimo. Perché non vi siete ancora sposati? Perché litigavamo. Perché ci sposiamo fra un mese e due giorni. E allora, per evitare che uno di voi scappi, nel frattempo anticipiamo la cerimonia e vi sposiamo noi. Grazie. Vuoi tu, Gianmarco, prendere in sposa la qui presente Maurizia? No. E vuoi tu, Maurizia, prendere in sposa il qui presente Gianmarco? No. Comunque vi dichiariamo marito e moglie. No, è impossibile, ho detto di no. Siete rimasti male, così imparate a fare i furbi. Dobbiamo farti l'ultima domanda e attenzione che Gianmarco ascolta. Voi due siete belli, giovani, pieni di corteggiatori e di fan, giusto? 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 Sì. In più vivete a migliaia di chilometri di distanza. Per due come voi è possibile essere fedeli tutta la vita? Assolutamente sì. Per te e Gianmarco, che ti sta guardando, è possibile essere fedeli? Per forza, sì. Questa è proprio una una vera cazza, una grande, gigantesca, strepitosa cazzata. È vero. Strepitosa cazzata. È vero.